Bene, il terzo collegamento lo facciamo entrando nel nostro territorio, nella Bella Salve. Vedo con molto piacere Giovanni Lecci, vice sindaco di Salve. Buongiorno, vice sindaco. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori E e colgo allora? subito l'occasione, direttore, per ringraziare l'emittente televisiva Telerama perché è molto sempre attenta a ciò che avviene nel nostro territorio, nel comune di Salve. Davvero un ringraziamento, io sono qui in sostituzione del sindaco in quanto è assente per rappresentare i concittadini, i nostri concittadini salvesi, non certamente per fare pubblicità a me stesso. Grazie, Grazie. grazie, grazie per davvero a nome di tutti, innanzitutto del nostro editore che, come sapete, lo dicevamo poco fa in un collegamento, marca il territorio, quindi noi siamo a fare, insomma, il nostro lavoro proprio in front line con le problematiche. Abbiamo due notizie buone che riguardano proprio Salve, che parlano anche della capacità di spesa dei nostri comuni, quando si intercettano dei fondi, come nel caso del PNRR, poi bisogna essere bravi a realizzare le infrastrutture. E cominciamo proprio da una infrastruttura che sta a cuore di tutti gli sportivi di Salve, ma non soltanto, parliamo del campo sportivo. E addirittura il manto verrà sostituito, quindi un campo in terra battuta che invece riceverà gli accorgimenti tecnologicamente più avanzati. È così, vice sindaco? Sì, è proprio così. Abbiamo intercettato un finanziamento di 1 milione di euro e abbiamo già cantierizzato perché, appunto, siamo, grazie anche ai nostri uffici che alacremente lavorano e sempre comunque con un fabbisogno di personale sempre al minimo, però abbiamo soddisfazioni, diciamo soddisfazioni che sono da distribuire sull'intero territorio, sull'intera comunità. Realizzare un campo sportivo in erba sintetica con nuovi spalti, con una nuova struttura coperta in legno lamellare, a me mi fa commuovere tutto E questo e certo. mi chiederebbe perché. Perché anche io ho praticato il gioco del calcio, non ai grandi livelli. Però io ricordo quando ero bambino, insomma, che bisognava andare nei paesi limitrofi a trovare il campetto di calcetto adeguato, o comunque sia, cioè ci raccapezzavamo anche il gioco del calcio in strada con due pietre che Bravo, fissavano la bravo porta. vice sindaco, Oggi non è, anche la oggi nostra grazie a Dio. generazione, perché lei mi sta ricordando delle cose che hanno fatto parte della nostra cultura, i palloni di calcio pesantissimi quando pioveva, perché erano in cuoio, no? Quindi Certo, due pietre e le via. pietre che segnavano le porte, il marciapiede che era la fine del campo, la vicina, persona anziana che usciva a sgridare, noi che scappavamo via perché comunque facevamo cose ai limiti, no? Sono ricordi che in questo periodo hanno pululato nella mia mente davvero in maniera molto presente, perché è davvero pensare a ciò che siamo stati e a ciò che potremmo essere nell'immediato futuro, certamente, è davvero qualcosa di bello. Questo è un discorso che bisogna essere molto attenti perché le nuove generazioni bisogna incentivarle, direttore, Ecco, su questo. quando consegnerete il nuovo campo sportivo? Come il contratto d'appalto sono, se non erro, 200 giorni, circa 200 giorni, 260 giorni, considerato che la consegna dei lavori c'è già stata. Pensare che io, il mio figliolo ormai è un po' grandicello, però pensare un domani dovesse diventare nonno, pensare che mio nipote
si troverà una struttura dove potrà un mio nipote, come anche tutti quelli ragazzini della comunità, a breve potranno calpestare un campo in erba sintetica di terza generazione che verrà bagnato con una struttura accogliente. Noi abbiamo già fatto delle lavorazioni in quella struttura anche con soldi di bilancio, ma abbiamo anche realizzato un campo di calcetto all'interno di quella struttura che verrà salvaguardato. Lo sport, i latini dicevano mente sana in corpore sano, ed è vero, è proprio così. Bene. E qui ho dei ricordi molto importanti. Io ricordo quando dovevo andare alle scuole superiori o anche alcune volte all'università a fare degli esami importanti, trovavo molto bello, molto rilassante, molto, molto giusto farmi una partita, fare dello sport per scaricare e per poi Certo. affrontare quell'esame, quell'interrogazione in maniera e con spirito Ecco, più. pensi che poco fa avevamo il collegamento col campione paralimpico Carlo Calcagni e parlavamo proprio dello sport che serve a far superare tutte le angosce, le problematiche con quello spirito che Calcagni riproponeva del arrendersi mai. Allora, vice sindaco, avete già pensato, perché poi ho qualche minuto ancora, ho un'altra domanda. Avete già pensato a chi intitolare il nuovo campo sportivo? Perché questa è anche bella sta cosa, no? Vogliamo confermare ciò che la nostra amministrazione, con il nostro sindaco, l'avvocato Francesco Villanova, abbiamo già fatto. Abbiamo intitolato quella struttura ad un nostro compaesano, facendo tutto l'iter procedurale come per legge, avvisando quindi gli uffici della prefettura e anche c'è un ufficio a Bari per quanto riguarda la toponomastica, ad un nostro compaesano che ha speso una vita allo sport, al calcio anche da un punto di vista professionale. Che si chiama? Francesco Ciullo. Ora non Bene. è più con noi e già quella struttura si chiama Stadio di Salve Quindi rimane dedicato a Francesco Francesco. Ciullo. Allora, l'ultima domanda è, passiamo dallo sport all'istruzione, sono fatti collegati, la mensa scolastica, di che si tratta? La mensa scolastica si tratta che oramai l'istituto comprensivo in questi anni ha fatto più volte richiesta perché si protraesse l'attività didattica anche nel pomeriggio e quindi bisogna consentire ai nostri figlioli perché si potessero fermare in quella struttura, fare la mensa in un luogo adeguato per poi continuare l'attività didattica. Bene, proprio in virtù di questo, anche con fondi di PNRR, abbiamo intercettato un finanziamento di quasi 600.000 euro. Anche qui abbiamo consegnato i lavori, stanno procedendo, sono stati già ultimati gli scavi laddove sorgerà la mensa scolastica che è nel frammezzo dei due blocchi della scuola primaria. Sarà una bella mensa davvero all'avanguardia con molte vetrate perché appunto la luce, il sole nel momento in cui si fa la convivialità. E quindi la mensa, si svolgerà la mensa, è molto importante. Sono cose che i progettisti sono stati molto attenti in questo e anche qui siamo soddisfatti perché anche qui nell'arco dell'anno, del prossimo anno, ci dovranno consegnare questo nuovo immobile. Ma come lavori pubblici ce ne abbiamo anche tanti altri, direttore, perché siamo molto attenti a questi È investimenti. vero. Non sono gli investimenti di Giovanni che vi parla, del sindaco di Francesco che vi parla, sono investimenti della comunità che dovremmo tutti condividere, tutti sposare, perché domani noi non ci saremo perché non saremo magari più amministratori, però rimarranno le opere sono le cose più importanti, la nostra testimonianza, la nostra attenzione verso il sociale è qualcosa di davvero che non bisogna prendere con leggerezza. Giovanni Lecci, grazie, il nostro vice sindaco di Salve, che abbiamo rivisto con piacere perché l'abbiamo incontrato spesso nelle nostre trasmissioni. Davvero buon lavoro e buona politica, la politica con la P maiuscola, perché in democrazia a decidere sono gli elettori, che poi decidono in base all'attività che fanno
no? Gli eletti, tutto qui, certo. È molto semplice. Grazie Vice Sindaco. Grazie nuovo direttore e grazie davvero all'editore di Telerama, perché siete molto attenti a ciò che accade nel nostro territorio, molto attenti, e questo noi vi dobbiamo ringraziare, perché la promozione del territorio è anch'essa una cosa molto importante. È vero, grazie. Condivido perfettamente. E dalla bella salve ce ne andiamo in regia, perché tra poco lo spazio che Telerama dedica all'informazione, iniziamo alle 13.30 con il telegiornale di Brindisi, poi alle 14 quello di Taranto, alle 14.30 Lecce e alle 15 Telerama Sport. Buon pomeriggio.